Sta maglietta va lavata. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale finalmente, perché è da venerdì che non esce un video, anzi no, da sabato precisamente. Però comunque, insomma, oggi torniamo dopo qualche giorno di pausa perché sono stato abbastanza impegnato, doveva uscire qualche altro video in realtà, però non sono riuscito a organizzarmi perché dovete sapere che la mia organizzazione, vabbè, meglio che non ve lo dico, è pessima. Però al di là di questo vi dico subito che vi volevo ringraziare perché questa domenica, come sapete, abbiamo fatto un raduno, io e altri youtuber, tra cui Sespo, Noxer, Sergix, è venuto anche Zlatan. Insomma, vi volevo ringraziare perché siamo stati molto bene, quindi ovviamente ringrazio chi è venuto, anche chi non è riuscito a venire. Vi ricordo anche che sabato e domenica mi troverete a Let's Play. E poi ovviamente, ragazzi, ci becchiamo a Romix perché è così, cioè io il Romix non apre se non ci sto io. Quindi, stronzate a parte, allora, come sapete, noi ci siamo salutati nello scorso episodio che mancava la gara contro il Watford. Quindi, prima di cominciare a parlare dell'episodio odierno, perché come vedete lì dobbiamo già giocare col Norwich, io vi lascio alle immagini di Watford Leicester, gara che vi ricordo era valida per la Capital One Cup. Prosegue l'avventura in EFL Cup del Leicester City. Stasera si gioca contro il Watford. EFL Cup, che più comunemente è la Capital One Cup, così era fino all'anno scorso. Marconi tiene molto a questa sfida. Abbiamo visto inquadrato in grafica il mister, perché è una competizione comunque da tenere molto alta, considerando anche che il Leicester lo scorso anno uscì al primo turno contro il West Ham. Quindi già il fatto di essere arrivati al quarto turno quest'anno vuol dire che stiamo giocando con la testa, con la concentrazione, e questo è molto importante. 1-0 per il Watford nella prima sfida di Premier League quest'anno. Leicester, che veniva dalla vittoria contro il Tottenham in Community Shield, chiaramente ha un po', cioè un po' riportato con i piedi per terra quella sconfitta. Poi è arrivato un pareggio successivo, insomma un inizio difficoltoso dell'Leicester in questa Premier League. Leicester che pian pianino si sta riprendendo, un po' come lo scorso anno. Ora Niang chiude il triangolo con Musel, però non gli arriva. Poi Dembélé sul rimpallo, chiuso Dembélé, fallo, calcio di punizione per il Leicester. Batte Tielemans, Alex Sandro sul sinistro, carica e la conclusione! Mamma mia! Alex Sandro, primo gol stagionale! E che meraviglia! Leicester in vantaggio! Dal nulla veramente! Non c'erano praticamente state palle gol fino a questo momento in partita. Qui va a puntare Peñaranda, che gli concede il sinistro, mai fare una cosa del genere, perché poi Alexandro il sinistro ce l'ha e funziona anche abbastanza bene. Conclusione di incrociare, impotente Gomes, Leicester 1, Watford 0. È rimasto giù Peñaranda che si tocca la rotula per questo intervento di Huth. E allora cambio forzato nel Watford. Strano, strano, strano che non ci sia stato un cambio forzato per l'infortunio dell'Leicester. Ma comunque così si chiude il primo tempo con Leicester in vantaggio, grazie alla meraviglia, il cioccolatino di Alexandro. Che poi si appoggia orizzontalmente a Musa. Azione rugbistica dell'Leicester. Sandro, da Tielemans, va da Niang, occhio al movimento di Mbaye che aspetta il Brighton, gli lascia lì il pallone in zona tiro, incrocia il Brighton! Mamma mia, che meraviglia il Leicester City! Raddoppio del numero 11 con un'azione spaventosa che ricorda quasi quasi, come stavo dicendo in telecronaca nel primo tempo, ma in generale il Leicester di stasera ricorda il Barcellona di Guardiola per il possesso palla infinito. E qui Gomes sconsolato, Leicester 2, Watford 0, gol pesantissimo anche la qualificazione. Controllo di Okaka, che va verticale. Attenzione qui, buca l'intervento Lovren, deve uscire allora Dragoschi, saltato e arriva il gol. Arriva il gol di Igalo. Abbiamo preso due gol in questo episodio uguali, difesa spaccata, non a caso due volte giocava Lovren. Io sto seguendo comunque il consiglio che mi avete dato voi, cerco di temporeggiare un pochettino di più. Qui Lovren interviene completamente fuori tempo, manda in porta Igalo, che poi prova a saltare Dragoschi e quasi sbaglia perché ha rischiato tantissimo sul ritorno di Alexandro. 2-1 e quindi non è chiuso un bel niente. Occhio a Mario Suarez, ancora Junuzovic, cattivo e regolare. Riparte il Leicester con il Brighton, di nuovo orizzontale per Tielemans, e questa volta a partire Musa, che può correre verso l'area di rigore, verso la porta, verso Gomes. A giro Musa, pesca l'angolino, fa esplodere lo stadium e riporta la felicità in casa Leicester, 3-1, ristabilita la distanza di 2. In contropiede segniamo noi, come ovviamente doveva essere, perché è normale che si scoprano loro quando siamo in vantaggio noi. Qui Musa apre il piattone, Gomes, poverino, ha preso gol in tutti i modi stasera. Finisce qui,
Il Leicester batte il Watford 3-1 e si qualifica al turno successivo di Capital One Cup. Questa dunque era Watford Leicester, come avete visto signori, altra vittoria per le Fox, e questo è molto molto importante perché stiamo trovando, che se non vorrei gufarmela, la strada giusta per questa stagione, e questa è la classifica di Premier League che apre una giornata molto importante perché giocheremo contro il Norwich in questa decima giornata di Premier League. Il Leicester al momento che è esattamente a metà classifica con 14 punti a meno 3 dal Norwich secondo, quindi intanto come vedete è una classifica molto molto corta in Premier, e poi ovviamente la possibilità, vincendo contro sicuramente la squadra rivelazione di questa stagione fino a questo momento, di agganciarla in classifica e di puntare ovviamente alla zona Champions. Giochiamo tra l'altro da loro. È da inizio stagione che se ne parla, sapevamo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. Sfida tra squadre rivelazioni, il Norwich che si sta imponendo al secondo posto in Premier League in questa stagione. Norwich che ricordiamo essere una neopromossa, anche se conosce molto bene la massima serie inglese per le tante volte che ci ha giocato. Dall'altra parte il Leicester, che è la squadra rivelazione per eccellenza. Alexandro lo disturba, gli strappa il pallone, poi verticale di Mahrez per Vardy che vuole andare a Kyo Hacemi, che aspetta i compagni, ancora Vardy al limite, lascia il pallone a Dembélé e Raddi la mette in calcio d'angolo, prima vera palla gol della partita per il Leicester, che ha cominciato con un'aggressività molto importante. Ivo Pinto in verticale per Jerome, eccolo il cross sul secondo palo, un traversone per Jarvis, a rimorchio arriva Mulumbu, la risposta di Dragoschi. Nampalis Mendy chiude il triangolo con Dembélé, occhio al 10 che vuole inventare, lascia Vardy, finisce per terra Dembélé, Vardy in zona tiro, può allargare per Mahrez, lo manda in porta, Riyad Mahrez la mette dentro, fa 1-0 per il Leicester sul campo del Norwich, un gol molto importante per le Foxes dopo un primo tempo in cui siamo partiti molto bene, poi loro hanno preso un po' le contromisure, hanno avuto un paio di palle gol, e questo è un gol che pesa tanto perché ci porta al momento a pari punti con la squadra di casa. Peccato perché si poteva aprire un ottimo corridoio per i semi in verticale. Poi Leicester va comunque in verticale con Mendy. Inserimento di Pellegrini, poi largo per Capusca. Attenzione a Bartosz che rientra. Riserve Mendy che la spara alle stelle. Che occasione per il Leicester. Stanco il numero 23 delle Leicester che non è riuscito a raggiungere questo pallone. Alessandro che ultimamente sta faticando un po' di più. Non fatica invece il Leicester che batte 1-0. Dimostrando una grande superiorità il Norwich. Questi due mister la decide Mahrez, e alla fine la vittoria è di misura per quanto riguarda il punteggio, anche perché poi bisogna essere onesti, le palle gol sono state eque più o meno, però dal punto di vista del gioco ragazzi il Leicester ha dimostrato una superiorità incredibile, una superiorità che vorrei dimostrare anch'io in quanto voce, che però non ho e quindi io non la posso dimostrare, per dirvi una stronzata che non c'entrava un cazzo, però no, veramente ragazzi io sto soffrendo clamorosamente per la voce, però ovviamente si fa quello che si può, e quindi questa è una vittoria che comunque ci porta a quota 17 punti in classifica, una vittoria che poi come vedete dalle statistiche è legittimata perché rispondono le statistiche a quello che vi dicevo io. E allora andiamo a vedere un po' cosa è successo sugli altri campi. Di eclatante è successo che il Derby County ha fermato il Manchester United per 2-2, e il West Ham, che è una delle ultime in classifica, ha fermato l'Everton. E allora pensiamo all'Europa League, perché c'è da battere l'Utrecht per tornare in corsa, non dico in corsa perché comunque siamo ancora in corsa per la qualificazione, ma per tornare a vincere nel girone, perché sono due partite che non vinciamo, abbiamo battuto solamente questo avversario che però ha dimostrato di essere la squadra materasso del girone. Gioca per Junuzovic e quindi Villalba. A destra segue l'azione Bellerin. Suggerimento per Vardy che aspetta Villalba. Lo serve adesso dentro Villalba che vuole incrociare con deviazione. Palo! E poi calcio d'angolo. Palla gol clamorosa per il Leicester. Lo sguardo di Federico Marconi. Kluivert, ecco il cross che passa sotto le gambe di Lovren. Poi Bellerin riesce a metterci il piede. A quel punto Villalba vuole far uscire il Leicester, ma sfortunato nel rimpallo. Barasite finisce giù proprio per il fallo di Villalba. Si gioca Jupp dentro da Haller. Mamma mia che azione dell'Utrecht, la palla è sul fondo ma brividi per il Leicester. Lo va a prendere Villalba, lo disturba da dietro, il cross arriva lo stesso. Lovren di testa mette fuori, poi Junuzovic prova il rilancio verticale, grandissima palla di Junuzovic per Vardy che la va ad inseguire. Vardy però è il giocatore più avanzato del Leicester, occhio a Cemi,
che rientra e salta l'uomo. Ancora Vardy, in rigore, Vardy sul destro, Vardy, Ruiter. E poi Lewin che allontana. E deve stare attento a non far fallo, lo avrebbe già fatto, ma c'è il vantaggio. Ayub ricomincia dalla zona tiro, può pensarci col sinistro, allarga invece Jansen e poi la conclusione sul palo. Grande occasione per la squadra di casa, insiste Rubin. Utrecht in vantaggio. Leicester che ha fatto fatica nell'uscita, ha calciato Rubin dopo la conclusione precedente sul palo da parte di Haller. Eccolo qui il replay, perfetto, perché ci vuole vedere tutto. Fa un Leicester che ha lasciato un po' a desiderare in questa azione, dai, diciamolo, ha lasciato un po' a desiderare. Adesso si deve fare molto meglio per ribaltare la situazione. Poi Tielemans che allarga sulla sinistra, pallone deviato da Barasite, sta arrivando dalle parti di Alexandro che la tiene dentro. E allora ecco il traversone troppo su Ruiter. Batterà sempre il 22, dentro per Bellerin. Bel movimento di Bellerin, mette dentro ma sbaglia tutto. Sbaglia tutto Bellerin, che doveva darla raso terra. Questo è stato quello che gli ho detto di fare io. Invece ha scavato questo pallone tra le braccia di Ruiter, c'era Vardy solo. Il pallone, il Leicester con le unghie e con i denti adesso per andare verticale da Villalba. A destra c'è Junusovic che chiaramente non è un velocista, mentre Villalba sì, taglia interno, eccolo Villalba. Il pallone a rimorchio per Musa, c'è larghissimo Alexandro, arriva in qualche modo, zona tiro, calcia ad incrociare Ruiter. E poi calcio d'angolo per il Leicester, che adesso finalmente si affaccia dalle parti dell'estremo difensore dell'Utrecht. Vardy si appoggia a Niang, vuole partire Niang con il pallone, c'è anche Vardy centrale. Attenzione a Musa a sinistra, in posizione al limite, c'è Vardy al centro, Musa ha recuperato. Attenzione ad Ahmed che inventa, è passato, non lo prestano, va in porta Ruiter. Attenzione a Dembele che sta arrivando prima di lui Amrabat. 87-1-0 Utrecht, ed è un risultato che ha del clamoroso. Ma il Leicester le sta provando tutte adesso nella finale con Vardy che prende il fondo. Vardy dentro e Van der Meer in calcio d'angolo. Quantomeno il pareggio per il Leicester, quantomeno il pareggio. Parte Junusovic, esce il portiere che la fa sua. Vediamo se c'è tempo per un'ultimazione del Leicester. Apertura per Dembele, poi c'è anche Mendy che va a profondo, servito Mendy, attenzione, Mendy ricomincia da Vardy che arriva a rimorchio, c'è anche Niang dentro, servito Niang in porta, non ci credo. Si salva l'Utrecht. Sale anche Dragoschi adesso, ultima azione. Dembele sul destro, mette dentro. Per chi? Palla messa fuori, c'è Alexandro. Poi Mendy, deve andare in porta. Mendy però la conclusione, Ruiter. Allora qui non c'è più tempo per il Leicester probabilmente. Ha vinto, ha vinto l'Utrecht. Ha vinto l'Utrecht. Leicester perde la seconda partita su due in trasferta nel gruppo, ma soprattutto, udite udite, adesso è difficile davvero. Attualmente, dopo quattro partite di Europa League, del nostro girone J, Brøndby 8 punti, Las Palmas 5, Leicester 4, Utrecht 4. Il nostro futuro è in bilico.